Con Vincenzo Viglione, ecco, lei ha parlato della questione delle manichette utilizzate in agricoltura per l'irrigazione, che spesso sono la causa di molti degli incendi in Campania ed in particolare nel Casertano, come zone Villa Literno, Casal di Principe. Ecco, c'è un modo per smaltire queste manichette? Ci sono delle soluzioni alternative che sono uscite anche ultimamente? Stamattina abbiamo ascoltato dalla voce degli operatori del settore, in questo caso Polieco, dell'enorme potenzialità in termini di ritorno economico legate al recupero di queste plastiche che addirittura comportano insomma, un investimento a guadagnare di circa 800-900 euro a tonnellata. Quindi dovremmo cominciare a capire quali sono i sistemi di recupero. È stato discusso praticamente al Ministero un sistema che potrebbe replicare quello che oggi avviene con i pneumatici e da questo punto di vista bisogna puntare forte in questa direzione. Quindi è necessario investire in questo settore e soprattutto, come abbiamo detto anche stamattina al tavolo, bisogna creare tutti i presupposti per dare la possibilità agli imprenditori di arrivare su questi territori e chiudere l'anello dell'economia dei rifiuti. Siamo ancora indietro perché abbiamo tantissimi impianti di trattamento intermedio, pochissimi impianti di recupero della materia prima seconda. Il tema del forum di Ischia è se siamo condannati. Qui in Campania siamo condannati a dover subire gli incendi, i roghi e quindi le malattie? Siamo condannati se cediamo ogni volta allo sconforto. È comprensibile tutta l'indignazione dei comitati che ormai da settimane stanno marciando e stanno protestando contro il problema dei roghi tossici, contro il problema dei roghi degli impianti di rifiuti. E però chiaramente più che condannare, come spesso accade, praticamente questo atteggiamento, dobbiamo cercare di coglierne il messaggio essenziale, cioè quello di spingerci a migliorare la nostra azione di politici, di legislatori in questo caso, e di cercare di fare il salto di qualità in quelle norme che fino ad oggi non è arrivata.